am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio portarvi con me nella mia giornata. Ho notato che alcuni di voi hanno apprezzato il nuovo stile di video, quindi video più incentrati su un tema e basta, ed alcuni mancano molto i vlog. Diciamo che comunque i vlog li ho un po' ridimensionati, anche perché la cosa terribile per me è filmare qualcosa che so che vi potrebbe essere utile, però poi per portarvelo su YouTube dovete aspettare una settimana, anche due a volte, e non mi piace. Mi piace dirvi subito quello che scopro. Comunque, oggi ci provo, soprattutto per darvi un'idea di quelli che sono magari i miei impegni e di come è variata un po' la mia vita e le cose che faccio da quando vivo a Milano e faccio questo lavoro. Allora, iniziamo. Sono le 7:38, io sono sveglia dalle 6. A me piace, sinceramente, svegliarmi presto la mattina, prendermi il mio tempo prima di iniziare la giornata per fare colazione, per editare dei video di allenamento che poi vi faccio vedere su Instagram, oppure edito dei video per YouTube e poi inizia la mia giornata. Oggi, ad esempio, è una giornata abbastanza piena, ricca di piccole tanti eventi e cose da fare, e quindi sono stracontenta di riuscire a portarvi con me. Io adesso inizio a prepararmi perché verso le 8:30 parto, perché alle 9 mi alleno con Sara. Allora, io arrivo da Sara che sono già cambiata e pronta per allenarmi, quindi adesso prendo un completino. Questo di Wanderlust che si abbinerebbe con questo, ma a me gli abbinamenti, ragazzi, non piacciono, cioè a me piace spezzare, quindi ci metto un bel black. E voilà, questo è l'outfit. Scusate per l'aspirapolvere, ma la lascio lì così è un reminder del fatto che devo passarla. Almeno ci inciampo e dico ok, la passo. E questo è uno degli ultimi video con questa fotocamera che non ha lo schermino che si gira rispetto alla mia, perché è andata in riparazione, e vi giuro è una sofferenza filmare con questo. Esco super organizzata, ho addosso tutto quello con cui mi alleno, quindi arrivo, mi metto le scarpe, dopo ho tutto l'indispensabile per fare la doccia e make up e il cambio per andare all'evento di Benefit. Le scarpe che metto sono le stesse con cui adesso esco. E poi tutti gli arzigogoli che mi servono per andare in motorino. Acqua, questa è una borraccia che mi ha regalato il mio migliore amico Andrea per il mio compleanno, ed è un thermos e tiene l'acqua fredda, fredda per 6 ore, l'acqua calda, calda per altre 6 ore, insomma. E funziona davvero, l'ha presa la Rinascente, quindi vediamo la marca Built. Se vi interessa vi può essere utile. Cerchiamo di fare le cose con intelligenza. Tu mi servi per ultimo, quindi addio. Vestiti. Qui metto il beauty. Luna. Ah no, scusa. I miei gioielli. Le chiavi del motorino. E scarpe. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. Riscaldamento by Sara. Questi due esercizi in stile Tabata, quindi 20 secondi on, 10 secondi off, ripetuti 8 volte. E questo è riscaldamento. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be. Lavata, vestita, pettinata, truccata, sono pronta per andare all'evento e sono in ritardo, quindi devo correre.
sono andata a prendere due cose al PAM qui vicino Sara. Ma ragazzi, ma quanto costa il salmone affumicato? Cioè questo 100 grammi, 47 euro al chilo, e questo salmone fresco 22,90. Perché mi è venuta voglia di farmi un'insalata di riso, di quinoa, ma piuttosto prendo quello fresco, me lo taglio e viene molto meglio, più salutare. E poi prendo le patate dolci perché le trovo effettivamente solo al PAM. Sono arrivata al primo evento della giornata. Ho parcheggiato il motorino all'ombra, lasciando il salmone nel bauletto. Penso che non farà poi così caldo ormai e quindi resisterà. Io comunque adesso passo in modalità telefono e Instagram Stories, perché se no mi dite che faccio vedere le stesse cose su YouTube e Instagram. Quindi, ciao! Siete speciali, and all these beautiful. Passiamo alla consegna del secondo. Tornata a casa, mi sono preparata il pranzo. Praticamente ho fatto della quinoa che ho cucinato secondo il metodo di cottura scritto sul pacchetto, quindi versando la quinoa in acqua fredda in una proporzione da 1 a 3. Poi ho portato a bollore, per quando bolliva ho abbassato il fuoco, messo al minimo con il coperchio e lasciato cucinare fino a completo assorbimento dell'acqua. Quando l'acqua è completamente assorbita spengo il fuoco e lascio lì col coperchio chiuso, così la quinoa si gonfia. A parte, ho cucinato le zucchine e purtroppo sono le ultime zucchine, perché uno, sono fuori stagione, e due, perché non sanno più di nulla ormai. E poi ho tagliato a metà la fetta di salmone che ho preso prima al PAM e l'ho cucinata in padella. L'ho fatto poi tutto a pezzettini, ho messo insieme alla quinoa e alle zucchine, saltato in padella, condito con sale e pepe e un pochino di curcuma. Top. Alla fine il mio appuntamento dopo pranzo è saltato, quindi sono rimasta a casa e ho un po' lavorato a mail, eccetera. Ho fatto merenda a casa, ho preso dello yogurt greco con il melograno che io sbuccio e conservo in una scatola in freezer. Poi quando lo voglio per merenda lo tiro fuori al momento e lo mescolo ad esempio con lo yogurt e viene proprio gelato. Non è una merenda molto autunnale, però il melograno è di stagione, quindi sono scusata. E poi sopra ci metto i topping che voglio, ad esempio semi di chia e qualche nocciola, ma voi potete davvero sbizzarrire. Ottima merenda, sa di gelato, soddisfa e sono pronta a uscire adesso. E voilà, look of the day per l'evento, senza questa coda. Sta aspirapolvere, deve uscire però adesso. Nasconditi un secondo. Vestito rosa e nero da scolaretta e stivalone alto. Evento fatto, è stato stracarino, ho incontrato un sacco di ragazze e adoro fare queste cose. Adesso sono appena stata all'UPS, Point Center, perché il corriere l'ho mancato, e quindi sono venuta a ritirare la macchina fotografica, finalmente! Amore della mamma! Pico! Oh! Che bello! Che bello! Sono tornata! Adesso sono le 7:30 e incomincio a prepararmi la cena. Da quant'è che non vedete Luna? Sei mancata, Poglietto, lo sai? Un pochino sì! Dai, ciao! Questa notte Luna è stata male. Ha incominciato a piangere dal nulla. Allora, io ero a letto, lei qua in cucina, e sentivo miau, miau, e che cazzo piangi? Allora mi alzo, questa è le 3 di notte, eh? Mi alzo, arrivo in cucina, la guardo e faccio beh, e lei? E mi fissava, io sai, 10 minuti a guardarci negli occhi, ma a un certo punto ho detto vabbè Luna, notte, vado a letto, miau, miau, e la madonna. Luna, sei tu? Sì, ti sto pigliando per il culo, ok? Oh, rimani qui ora. Aia, Luna, non si morde. Piano, piano, piano.
Piano, sì, ti prendo in giro e allora bisogna... È normale, va bene. Oh. Beh, alla fine non aveva nulla, secondo me. Ho pensato ai bisogni primari di un gatto, mangiare, bere e andare in bagno. Quindi ho sistemato l'acqua, ho sistemato il pollo e ho cambiato la lettiera. E si è calmata. Non è più pianto. Stanotte alle 3 rifacciamo il concerto. Aia, Luna, stai calma. Stai tranquilla. Ti posso prendere un pochino in giro? Posso? No. Puoi togliere le unghie dal mio naso, per favore? Sono un leone! Pasticcino della mia vita! Luna, guarda che c'hai i peli, non si mettono le mani in bocca. Ok, vai e conquista il mondo, vai. Vai e conquista il mondo. Non mi attaccare. Comunque adesso mi preparo la cena. In realtà è una cena che, se mi seguite da tanto tempo, avete visto, rivisto e strarivisto, ma aia Luna mi ha morso. Ma adesso non ho assolutamente voglia di fare altro e pensare a cucinare. Ho voglia di qualcosa di easy, pronto, veloce, un'insalata. Quindi mi faccio un'insalata con pollo, avocado, ceci, pomodori, patate e insalata. Uso il pollo perché oggi a pranzo ho mangiato il salmone, che è sia una fonte di proteine che di grassi di origine animale. Invece questa sera preferisco una fonte proteica più pulita come il pollo e una fonte di grassi di origine vegetale come l'avocado. Mi sto molto spostando verso un'alimentazione più consapevole, infatti acquisto e mangio molti più prodotti biologici. Prendo la frutta e verdura dal fruttivendolo e dal verduraio. E ho incominciato da un mesetto e mezzo questa parte anche a curare la mia pelle e capelli con prodotti biologici. Se volete posso approfondire questo argomento degli antibiotici e perché è preferibile mangiare carne che non ne contiene. Per il resto questa è la mia cena, insalata e via. Sono stanca. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. Ho appena iniziato una nuova serie TV, Riverdale. Sono al primo episodio, prima stagione, quindi non vi so dire se è bella. Ma sono ritornate le puntate di Dynasty. È iniziata la seconda stagione, quindi se ve li siete persi, andate. Aia. Ho visto come serie TV Las Chicas del Cable, bellissimo. E recentemente ho visto anche Elite, che è la nuova serie spagnola che è uscita, con gli stessi personaggi della Casa del Papel. Buona, non niente di particolarmente eclatante, però buona. E Netflix non delude mai. Mai. Troppo Elena. Sei felice? No? Sono un po' incazzata. Se sei felice tu lo sai battere le mani. Ciao raga, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.